Per il 35esimo anno, l'Arena Borghese torna a riaprire i propri cancelli per il nuovo calendario della stagione cinematografica estiva faentina. 91 serate che avranno inizio giovedì 9 giugno con Miracolo a Milano e termineranno nella seconda settimana di settembre, in grado di intercettare quest'anno ancora di più un pubblico molto eterogeneo. Oggi è stato presentato il calendario della prima parte di stagione. Come ogni anno, per la seconda parte bisognerà attendere le conferme dei distributori nazionali, anche se il lavoro di programmazione è praticamente già stato portato a termine. Sul grande schermo verranno quindi proiettati, come ogni stagione, i principali successi dell'ultimo anno cinematografico, film per la prima volta in proiezione a Faenza e grandi classici della storia del nostro cinema. Periferie, il tema dell'edizione 2016. Fino al 25 luglio, 8 gli appuntamenti dedicati ai grandi registi italiani, 5 invece le serate dedicate al cinema italiano contemporaneo, con i registi in sala a confrontarsi col pubblico, 9 gli eventi speciali dedicati ai più giovani e alle famiglie. Quest'anno siamo riusciti a trovare un accordo con tutte le case distributive, cosa che non avveniva da moltissimi anni, quindi presentiamo veramente un cartellone che possiamo dire che davvero difficilmente troverà rivali. Abbiamo tutto dentro, dai grandi successi ai documentari, dai film classici che ogni anno continuiamo a proporre gratuitamente per l'inaugurazione e nei lunedì di giugno e luglio, e inoltre abbiamo dentro grandi successi, abbiamo i cartoni animati, abbiamo il film di genere, che è una di quelle cose a cui teniamo moltissimo, e soprattutto abbiamo un sacco di prime proiezioni per Faenza, cosa che cerchiamo di fare ormai da diversi anni a questa parte. Tema periferie, soprattutto nei grandi classici. Periferie nei grandi classici, ma ci piace assolutamente sì, nei classici del cinema italiano. Apriamo con Miracolo a Milano e chiudiamo con Accattone, ma in mezzo a tutto questo abbiamo una serie di commedie ambientate appunto nelle periferie. Ci sembra fondamentale ricordare che però non è solo nei classici, abbiamo cercato di trovare un rimando all'interno di tutta la stagione, giusto per citare qualche titolo: Alaska di Cuppellini, che è un film che è uscito quest'anno italiano secondo noi molto interessante, Tepan, che è il film che ha vinto il premio per il miglior film a Cannes l'anno scorso, uscito quest'anno, e anche un documentario su Banksy, quindi veramente un tema che abbiamo provato a declinare in tutti i modi possibili anche con i film appena usciti durante l'anno. Con le citati prima, cartoni animati, molti cartoni animati e anche cartoni dal Giappone. Sì, è una di quelle cose che da diversi anni cerchiamo di coltivare, l'animazione che riguarda non solo i piccoli ma anche gli adulti. Quest'anno riusciamo a proporre almeno 3 titoli di grande qualità, che sono The Boy and the Beast, Nausicaa nella Valle del Vento, La tomba delle lucciole. Inoltre siamo riusciti a inserire anche quei cartoni che da diversi anni hanno grande successo, cioè quelli della Disney, nello specifico Zootropolis e Inside Out. Confermate anche gli appuntamenti con i registi in sala per i film italiani. Assolutamente, questo è uno dei grandi traguardi della stagione. Abbiamo già 5 registi che verranno in sala. Speriamo di avere un'altra ulteriore piccola sorpresa che ancora non sveliamo per scaramanzia. Quella di quest'anno, un importante anniversario per l'Arena Borghese, un'Arena Borghese che sta andando avanti ultimamente con molte incertezze sul, diciamo, l'edificio in sé dell'Arena Borghese e anche sulla possibilità di continuare con l'esercizio dell'arena. Sì, gli anniversari da celebrare in realtà sono 3, vado in ordine cronologico così diamo una risposta il più completa possibile. 120 sono gli anni da cui è stata fondata, aperta l'Arena Borghese come spazio, che nel corso degli anni, come sapete, si è molto modificato. 35 sono invece gli anni da cui Cineclub di Faenza, prima Bellissima, poi noi del Raggio Verde, che abbiamo rifondato l'associazione dopo che il primo gruppo si era sciolto, e 5, ahimè, questo invece sono gli anni da cui viaggiamo un pochino nelle nebbie per quel che riguarda il futuro dell'arena. I primi 2 sono anniversari importanti che abbiamo voluto ricordare, e il terzo è uno di quegli anniversari che invece ci preoccupa un po' di più, nel senso che, come diciamo ogni anno anche l'amministrazione comunale, la programmazione dell'arena inizia il giorno dopo in cui si chiudono i cancelli della stagione estiva, quindi per noi è fondamentale avere anche una prospettiva che non sia quella del singolo anno. Quest'anno ricordiamo all'amministrazione che siamo in scadenza di contratto, quindi da ottobre in poi noi saremo già pronti per capire qual è il futuro di questo luogo che noi e tanti faentini amano tanto. Federico Lega per Faenza Web TV.